Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente, non dimenticare di premere il pulsante di notifica, condiviso da Kerem Bursin. Notizie amare da Coxa Lengur. Il famoso attore è morto. L'attore Kerem Bursin e molti attori famosi hanno annunciato l'amara notizia con il loro account sui social media. Il doppiatore, attore di cinema e serie TV Coxa Lengur, che ha dato vita al personaggio di Aksa Kaldede in Leyla Mecnun, è morto all'età di 77 anni. Ismail Coxa Lengur, doppiatore, attore di cinema e TV, che si è fatto un nome con i personaggi che interpretava in serie TV e film, è morto all'età di 77 anni per insufficienza renale. Il suo coprotagonista Cengiz Bozkurt ha annunciato la morte del maestro attore sul suo account di social media con le seguenti parole. Abbiamo perso nostro fratello Coxa Lengur a causa di complicazioni legate all'insufficienza renale. Faremo una dichiarazione sul suo funerale. Condoglianze a tutti i suoi fan, in particolare alla sua famiglia, ha detto. Su Coxa Lengur, chi è Coxa Lengur? Coxa Lengur è nato nel 1946 a Kars. All'età di 10 anni, l'attore ha iniziato la sua carriera con brevi spettacoli radiofonici nel programma Children's Hour di TRT Ankara Radio. Engur, che si è laureato all'Università di Ankara, Facoltà di Lingua, Storia e Geografia, Dipartimento di Teatro nel 1969, ha anche iniziato il suo lavoro di doppiaggio con i suoi programmi su TRT. L'attore ha recitato in teatri privati come Ankara Community Center, Sane 9, Ankara Trial Stage, Chada Sane, Audrey Maidan Theater, Dormen Theater, Alip Razzolu Theater e Kukuk Sane, così come Bakroi Municipality Theater e State Opera and Ballet. Non limitato al teatro, Engur, che ha anche preso parte a film e serie TV, ha doppiato Squidward nella serie di cartoni animati SpongeBob SquareShorts. Coxa Lengur, che è stato selezionato come il miglior attore dell'anno nel 1999 agli AFIFE Theatre Awards e l'attore musicale o comico di maggior successo dell'anno nel 2002, ha vinto il premio Attore non protagonista al 16° Festival di Ankara nel 2005. Aveva ricevuto il premio. Oltre alle star di Hollywood Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Robin Williams, Engur ha doppiato Red Kit nel cartone animato Red Kit con il personaggio di Buddy in Sesame Street. Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.